Sessione che tutto sommato è stata preparata da diverse sessioni precedenti anche se avrà evidentemente una sua rilevanza propria e di tempi come questi la rilevanza più alta immaginabile perché andiamo a parlare. Cambiamento climatico, quanto tempo abbiamo? Eh, di tempo si è parlato anche nella sessione precedente perché il titolo era 10 anni per... E qui noi ci interroghiamo su quanto tempo abbiamo, ma per un motivo molto preciso, se non ci fossero stati degli ammonimenti crescenti negli ultimi anni da parte di migliaia di scienziati eh, raggruppati e rappresentati dalle Nazioni Unite, in particolare da un organismo delle Nazioni Unite, l'IPCC, International Panel on Climate Change, che tra i diversi scenari ha detto... Potremmo essere no, in certe condizioni, avere pochi anni prima di eh, determinare effetti irreversibili se non faremo ciò che serve per raffreddare l'aumento, rallentare l'aumento della, della temperatura, invertirlo e quindi il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, ci troveremo appunto di fronte a uno scenario eh, piuttosto, ca piuttosto catastrofico. Questa, questo tipo di messaggio... Eh, ognuno di noi valuti naturalmente perché è un messaggio terrificante soprattutto per i giovani eh, nei limiti in cui ci viene detto eh, ci sono pochi anni per fare delle cose se no il mondo cambia in pochi anni anche un bambino sa che non si possono fare quelle cose e di conseguenza ci siamo spesso un po' interdetti di, di fronte a questa cosa poi ci sono messaggi secondo me anche peggiori quando delle persone che hanno una grande visibilità, come la più volte nominata Greta, ma anche altri, voglio dire, vanno nelle piazze o a Glasgow a dire gli stati non fanno niente. Un messaggio che mi permetto di dire è anche altrettanto distorsivo. Eh, nei limiti in cui non viene declinato perché è massimalista quando invece il mondo intero è mobilitato, ma questo impatta sull'opinione pubblica, soprattutto ancora una volta sui giovani e dobbiamo chiederci quale tipo anche di psicologia si sta sviluppando nelle nuove generazioni di fronte alla prospettiva della... anche questa viene proposta in maniera leggera, no? siamo di fronte alla sesta estinzione di massa o c'è cioè la possibilità di una estinzione di massa. Allora noi chiamiamo alla razionalità e, <coughs> e alle informazioni, alle competenze e il panel che segue è dedicato a dare dei messaggi di chiarezza. No? Poi alla fine di questo panel ci saranno le conclusioni del ministro Giovannini che ha speso una vita su questi temi eh, e quindi io chiamo qui sul palco eh, il chairman della prossima sessione che è Donato Speroni. Caro Donato, grazie per essere con noi. Donato Speroni è, nel, è membro del direttivo dell'ASVIS, dell'Associazione sullo sviluppo sostenibile, appunto di cui era portavoce fino a che non è diventato ministro lo stesso Giovannini. Adesso diciamo che è on leave, penso per un po' e naturalmente Donato speriamo, è anche, a lungo anche. speriamo a lungo e speriamo bene, assolutamente, e anche il responsabile di un bellissimo progetto che si chiama Futura Network, eh, col quale anche noi di Harvard collaboriamo in maniera continuativa e tutto questo è appunto dedicato alla materia di cui adesso andrete a parlare con ospiti veramente eccezionali. Donato, a te. grazie Enrico. Eh, sì, eh... Collaboriamo con, con Enrico Sassun nel progetto Futuranetwork.eu che è un progetto per discutere oggi gli scenari del, del futuro e per prendere oggi le, le, le scelte necessarie perché diciamo, si possa andare verso un futuro sostenibile. Eh, parleremo ovviamente di che cosa significa un futuro sostenibile e quindi eh, chiamo eh, qui sul palco il professor Carlo Carraro e la dottoressa Rosa San Giorgio, che poi presenterò, mentre dovremmo essere collegati anche con Gianfranco Bologna, sì, che, che, che vedo qui, e quindi, ecco, ci siamo. Prego, accomodatevi. Allora, noi ci si chiede di rispondere a una domanda, cioè, crisi climatica, quanto tempo abbiamo? In realtà, secondo me, sono due domande. Una domanda è quanto tempo abbiamo prima di andare a sbattere, eh, cioè in sostanza eh, tutte le previsioni che sono state fatte fin dal, eh, dal rapporto sui limiti dello sviluppo prevedevano che a un certo punto si sarebbe arrivati a una situazione insostenibile, eh, dopodiché ci poteva essere un crollo della popolazione, un crollo della, della civiltà e così via. La seconda domanda è quanto tempo abbiamo per correggere la rotta e questo vuol dire anche che cosa dobbiamo fare per correggere la rotta, per evitare appunto eh, di andare a sbattere. Allora, mh, circa dieci anni fa, con un collega Gianluca Commin, ho scritto un libro che si chiamava 2030, la tempesta perfetta, come sopravvivere alla grande crisi. E il libro si basava sulle previsioni del capo dei consulenti scientifici del governo inglese, John Beddington, il quale diceva, guardate che la somma dei fattori demografici, economici, ambientali, eh, senza un'adeguata governance internazionale, sarà tale che entro il 2030 si arriverà a una situazione insostenibile per la nostra civiltà. Da allora sono passati quasi dieci anni e che cosa è successo? Eh, da un lato è successo che la tempesta perfetta ci è capitata addosso con tempi più ravvicinati di quelli che si potevano pensare all'epoca. Eh, se pensiamo ai fenomeni meteorologici estremi, a quanto parliamo oggi di tutto quello che ha a che fare col cambiamento climatico, eh, ci rendiamo conto che c'è un'accelerazione eh, un delle, delle sfide che dobbiamo affrontare. Al tempo stesso però si sono anche determinate delle risposte. Il fatto stesso che tutti i paesi dell'ONU nel 2015 abbiano firmato... Eh, L'Agenda la, 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che poi è la ragione d'essere dell'ASVIS, dell eh, lo ricordo molto brevemente, cioè l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, mette insieme più di 300 soggetti eh, che sono tutti impegnati su uno o più di questi obiettivi per realizzarli in Italia, eh, conferiscono esperti al, ai nostri gruppi di lavoro e, e in questo modo noi elaboriamo, cerchiamo eh, di proporre delle soluzioni. Quindi, diciamo, da un lato le sfide sono diventate più difficili, ma al tempo stesso eh, c'è una spinta, una volontà di risposta eh, che è sicuramente più intensa eh, di quanto non fosse quando pre presentavamo quel libro dieci anni fa e ci prendevano un po' per dei marziani perché questi temi erano molto poco sentiti. E si arriva così a Glasgow, che diciamo, di questo processo di presa di coscienza, di ricerca di soluzioni. È stato fino adesso, diciamo, il momento culminante. Allora, anche nella tavola rotonda precedente si è detto: Glasgow è bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Io tenderei a distinguere due bicchieri diversi, a fare una metafora diversa. Dal punto di vista della collaborazione multilaterale, probabilmente Glasgow ha dato tutto quello che poteva dare. Cioè, eh, alla fine, diciamo, come ha detto anche il segretario generale dell'ONU, eh, quando si cerca un punto di convergenza fra tutti i paesi del mondo, necessariamente questo punto eh, di, di, di convergenza non può che essere il massimo comune denominatore, cioè comunque un, un, un limite eh, basso oltre il quale non, non si può andare, che però è importante, cioè è sbagliato. Eh, dire non è servito a niente, anche perché questo, diciamo, i discorsi di sfiducia portano poi a dire tanto non si può fare niente, e quindi a fornire degli alibi. Per lasciare tutte le cose come stanno. Quindi io direi che dal punto di vista della collaborazione multilaterale il bicchiere, se non è pienissimo, comunque è abbastanza pieno. Poi c'è un altro bicchiere invece che è quello della mobilitazione della società civile, delle opinioni pubbliche e delle imprese. Ecco, mi sembra che da questo punto di vista abbiamo assistito a una presa di coscienza crescente. Eh, importante alla quale però dobbiamo man mano dare più sostanza e questo è un impegno che ci riguarda tutti, ci riguarda sia a livello di stimolo della politica eh, sia come comportamenti delle imprese e della finanza eh, sia anche per quanto riguarda i comportamenti individuali e questi sono un po' i temi di cui adesso dobbiamo discutere. Abbiamo qui tre ospiti molto esperti, eh, il primo al quale daremo la parola è il professor Carlo Carraro. Dell'Università dell Ca' Foscari, ma che è anche vice chair dell'IPCC. Credo, professore, che lei sia riduce da Glasgow, anche quindi ci potrà dare una, una, una reazione, diciamo, una valutazione da, da, proprio d'assieme su quello, su quello che, che è avvenuto. Con la dottoressa San Giorgio parleremo, che è, 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 è responsabile degli investimenti responsabili. Scusate il bisticcio, <ride> della Picte eh, Wealth Management. E parleremo soprattutto di finanza verde, perché ovviamente questo è un tema molto importante. E col mio amico Gianfranco Bologna. Che collabora con noi all'Asvis, che è anche coordinatore eh, del, di uno dei gruppi di lavoro dell'Asvis, eh, quello appunto sulla biosfera, sul, sul, sull'acqua e, e, e sugli oceani. Eh, parleremo allargheremo anche un po' il discorso, cioè, non soltanto parleremo degli aspetti più specifici del cambiamento climatico, ma anche del rapporto fra, fra clima e, biosfe e biosfera e anche eh, dei cosiddetti tipping points perché quello che sappiamo è che, purtroppo, i fenomeni di riscaldamento non sono fenomeni lineari, cioè non è che i tre gradi provocano una volta e mezzo di più gli effetti dei due gradi. A un certo punto si mettono in moto delle cose imponderabili, difficili da valutare preventivamente, come per esempio può essere lo scioglimento del permafrost nell'Artico. E chiaramente quindi dobbiamo capire se stiamo rischiando ancora prima di arrivare alla seconda metà del secolo, quando poi rischiamo di avere aumenti fra i due gradi e mezzo, i 3 gradi, eccetera, eccetera. Se stiamo già rischiando prima delle cose molto gravi. Ecco, professor Carraro, io comincerei da lei. In qualche modo Glasgow ha cambiato la traiettoria? Cioè, dopo Glasgow è più facile arrivare a una risposta rispetto, rispetto a quello che ci aspettavamo prima? Da, da alcuni punti di vista sì, da altri no. E come sempre le risposte non riescono mai ad essere definitive. Uh, ci sono stati elementi positivi, iniziative che vanno nella giusta direzione, e altre che invece non percorrono la traiettoria che avremmo, che avremmo desiderato. Tra prima vorrei fare un passo indietro perché. Credo che il punto di partenza, da cui è partita anche la conferenza di Glasgow, sia stato il rapporto che l'IPCC ha pubblicato il 9 agosto di quest'anno, del 2021, certo. con alcune conclusioni che dettano i tempi, visto che il tema di questa discussione è il tempo, quanto tempo abbiamo, dettano i tempi anche della, della politica e dell'azione per contenere i cambiamenti climatici. Uh, quel rapporto dice ad esempio che in qualsiasi scenario, anche nello scenario più virtuoso, raggiungeremo entro il 2040 un grado e mezzo di incremento della temperatura rispetto ai livelli preindustriali. Siccome oggi siamo a circa un grado 1,1 di incremento rispetto ai livelli preindustriali, lo 0,4 che ci manca lo raggiungeremo in ogni caso al 2040. Quindi, la discussione, per esempio, che eh, si è avuta a Glasgow a livello politico, mediatico, sul rimanere ad un livello di incremento di temperatura massimo a 1,5 gradi. È abbastanza surreale, visto che a 1,5 comunque ci arriveremo al, 2000, al 2040. Proprio da... dire fermarsi lì, cioè non andare <ride> oltre. Che. Risulta assai improbabile con tutta una serie di impegni che i governi hanno preso al 2050, al 2060, al 2070, e con l'eccezione della Commissione europea. Al 2030 abbiamo visto ben poco come impegni, e anche quelli della Commissione europea, per quanto importanti, abbiamo un impegno a fare meno 55% delle emissioni al 2030, e anche qui per ricordare a tutti. In realtà è sempre rispetto al 1990 che si valutano gli impegni di riduzione delle emissioni, quindi è un meno 55 che però parte da un meno 20 che abbiamo già conseguito al 2020, quindi un altro meno 35. Però se, se guardate il livello di ambizione... In 30 anni abbiamo fatto meno 20 e adesso in 10, ormai in 9, dovremmo fare un altro meno 35. Quindi il, la, la velocità con cui eh, dovremmo ridurre le emissioni è quattro volte quella che abbiamo utilizzato fino, fino ad ora. Quindi è un impegno estremamente ambizioso, difficile da, da raggiungere. Gli strumenti che la Commissione europea si vuole dare, quelli del pacchetto Fit for Fitify, non sono stati ancora approvati. Si spera che lo siano entro il prossimo anno, in modo tale che appunto ci mettiamo sulla traiettoria giusta per riuscire a conseguire l'obiettivo. Ma gli altri, gli altri paesi in giro per il mondo non sono su, su questo orizzonte, quindi già il, il fatto di, di spostare l'attenzione al 2050, al 2060, eh, lamentarsi che l'India invece ha un commitment a zero emissione nel 2070 è, è come... Spostare l'asticella, spostare l'attenzione su qualcosa di lontano nel tempo, su cui è anche relativamente facile impegnarsi, per non invece focalizzare l'attenzione sugli impegni al 2030, che sono quelli decisivi. È lì che il tempo manca perché se vogliamo stare su quella traiettoria, è su interventi di breve periodo, dieci anni, su che dovremmo concentrarci più che su quello che andremo a fare al 2050, al 2060, anche perché il secondo consegue dal primo. Il, il, se siamo sulla giusta traiettoria al 2030 diventa ragionevolmente eh, possibile riuscire a arrivare a zero emissioni nette al 2050, se al 2030 manchiamo gli obiettivi anche al 2050 di conseguenza rimancheremo. Per cui eh, il, quello che, che si è visto a, a Glasgow Uh, sembra non tener conto di, di questa uh, importante conclusione, che tra l'altro è una delle tante conclusioni che sta in un rapporto che è stato firmato da tutti i paesi, da tutti i 197 paesi, quindi il, il bello dell'IPCC non è tanto nei risultati scientifici che racconta, perché quelli sono di fatto una valutazione di conoscenze che già esistevano e che vengono sintetizzate, valutate, sintetizzate. Uh, il bello è che è un documento che viene approvato dai governi e i governi interagiscono in tutto il processo e quando si arriva a un consenso, si arriva a un, a un consenso che è una mediazione tra i pareri di tanti governi diversi. Allora il fatto che, che questo sia un punto su cui c'è consenso implicherebbe che i governi dovrebbero accelerare se sono ragionevolmente coscienti di quello che devono fare entro il 2030 o entro il 2040 per uscire, non dico a stabilizzare la temperatura a 1.5. Potremmo anche forse arrivare leggermente sopra e poi tornare indietro. E ci sono soluzioni tecnologiche che ci danno questa possibilità nella seconda parte del secolo. Eh, ovviamente compatibilmente con le, con le reazioni, i feedback... Ci che i nostri... speriamo che ci siano. <ride> eh, sì, da un lato dobbiamo avere un po' di fiducia nella tecnologia, sì. dall'altro nelle capacità dei nostri sistemi, dei nostri ecosistemi di rimanere sostanzialmente stabili, per quello il discorso sui tipping points è importante, perché se qualcosa ci sfugge di mano poi non si torna indietro. Quindi viviamo in un mondo abbastanza incerto oltre il 2050, per cui cerchiamo di ragionare prima, ragionare prima vuol dire iniziare subito a fare delle cose per ridurre le emissioni. T tanti ragionamenti che si sentono oggi sul... Uh, ridurre le emissioni potrebbe danneggiare la crescita economica, la competitività delle imprese. Sono argomenti di cui si deve tener conto ovviamente e ci sono misure, ad esempio come il carbon adjustment adottato dalla Commissione europea che va in quella direzione. Teniamo conto di, della necessità di proteggere l'industria europea quando probabilmente altri paesi non adotteranno le stesse misure che adotteremo noi. Ma non deve essere più l'argomento più rilevante. Andava bene 30 anni fa. Ma adesso non c'è più il tempo per poter continuare a dare importanza o priorità a argomenti come quelli: no, attenzione, perché se facciamo queste cose per controllare i cambiamenti climatici, le imprese verranno penalizzate. È finito. Quel tempo l'abbiamo sprecato. Adesso bisogna muoverci invece in una ottica in cui la priorità è diventata la salvaguardia della specie umana, e questa priorità passa attraverso delle azioni che. Nella transizione, non nella fase finale, ma nella transizione, eh, implicheranno anche che in alcuni settori economici, quello dei combustibili fossili, piuttosto che quello dell'automotive basata su combustibili fossili, quelli che non sapranno convertirsi, ovviamente, perché ci sono anche quelli che sono capaci di cambiare, beh, quelli avranno eh, delle penalizzazioni e altri invece no. E, e dovremo imparare a gestire un sistema economico, un modello di crescita diverso da prima, con... Una montagna di studi che ci raccontano che completata la fase di transizione, il risultato in termini di crescita economica, occupazione, sviluppo non sarà peggiore di quello di prima, anzi sarà probabilmente migliore, sarà sicuramente più inclusivo e darà la possibilità ad ampie parti del mondo di uscire da una situazione di povertà anche povertà energetica, in un modo diverso da quello che abbiamo utilizzato noi, quindi più sostenibile, più compatibile, a dei costi molto più bassi, perché già oggi le rinnovabili sono competitive, soprattutto nei paesi di sviluppo, largamente competitive rispetto alle tecnologie basate sui combustibili fossili, quindi costerà meno e soprattutto avrà una dimensione, una diffusione molto più ampia, vi ricordo che ad oggi circa 800 milioni di persone sono ancora senza elettricità e noi dobbiamo fare di tutto per portargliela, ma dobbiamo portargliela in modo diverso, saltando un passaggio nella crescita economica che è quello che abbiamo utilizzato noi che invece non è utilizzabile, non è più utilizzabile e abbiamo tutte le tecnologie queste sì le abbiamo già, non serve che andiamo a crearcele, a inventarcele, le abbiamo già per poter fare questa transizione diversa anche nei paesi in via di sviluppo. Tutto questo richiede grandi investimenti, quindi i costi sono molto pochi, molto limitati rispetto, rispetto ai benefici però richiedono grandi investimenti, credo che poi la dottoressa San Giorgio di questo ci parlerà perché, certo. appunto, eh, è lì il grosso problema, mobilitare risorse. E, e a Glasgow che cosa abbiamo tenuto su questo? Di nuovo, grandi impegni, soprattutto dal settore finanziario dal settore, dal settore privato, molto meno dai governi che non sono riusciti nemmeno a garantire i famosi 100 miliardi già promessi nel 2009, ripromessi ogni anno. È, è, è divertente perché chi va alle COP sente le stesse cose anno dopo anno e anno dopo anno si ritrova lì a dire: Ma guarda un po', non hai mantenuto quello che avevi promesso. In un mondo come questo non mantenere la parola data ha poca importanza evidentemente, però il, 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 noi tutti vorremmo invece che le cose funzionassero in modo diverso, quindi i governi non ci sono riusciti, hanno detto che forse nel 2023 ce la faranno davvero, però il settore privato invece si sta comportando diversamente e si sta comportando diversamente perché eh, gli incentivi, Economici, quindi non l'interesse per l'ambiente, ma gli incentivi economici ci sono per spostarsi su una, su una traiettoria di sviluppo diversa e soprattutto di investimenti in energia diversi da quelli, da quelli precedenti. Le stime eh, sono che avremmo bisogno di circa 1.600 miliardi all'anno, 2.000-2.500 miliardi all'anno di investimenti, sapendo che oggi sono circa 1.600 quelli che investiamo nel settore energetico avremmo bisogno di un altri, 800-1000 miliardi all'anno. Ma eh, già oggi ci sono queste risorse, non con questione di grandezza, siamo per, circa al 50% di quello che dovrebbe, ma già oggi abbiamo buone indicazioni che il settore privato si sta muovendo nella direzione che, che vorremmo che si realizzasse. E quindi la Glasgow il messaggio è in fondo dai governi più di così non si riesce a tirar fuori, ma dal, dal settore privato, dal settore finanziario, eh, dalla società civile in generale vengono segnali importanti. Non tanto guidati da un interesse appunto collettivo, dal, dal, dal voler risolvere un problema eh, fondamentale, globale, come quello dei cambiamenti climatici, ma trainati invece da una tecnologia che sta cambiando, da costi che si stanno riducendo e da incentivi economici che stanno guidando una transizione che, Tuttavia, e qui mi fermo, sta avvenendo troppo lentamente, quindi torniamo al tema del tempo. Se noi andiamo ad analizzare tutta questa cosa, scopriamo che, lato governi, abbiamo una sorta di impasse che rende il tutto estremamente lento. Lato, lato imprese o lato uh, società civile le cose si muovono più rapidamente, ma non abbastanza rapidamente. Se tutti gli impegni, queste sono stime recentissime dell'Agenzia internazionale per l'energia e vanno prese con, come quelle che sono dei, dei primi tentativi di stimare l'impatto degli impegni presi a Glasgow, ma se anche riuscissimo ad applicare tutti gli impegni presi a Glasgow, la temperatura media a fine secolo sarà di circa 2.4, 2.5. Quando con tutti gli impegni presi a Parigi arrivavamo 2.8, 2.9. Questi erano gli ordini di grandezza. Beh, siamo ancora ben distanti dal sotto i due gradi a cui dovremmo arrivare. Certo, certo. Ma ecco, ma questo mix di finanziamenti pubblici e privati eh, forse la difficoltà è, è anche che c'è una grossa parte di investimenti che dovrebbero andare ai paesi meno sviluppati che sono quelli che poi devono crescere e, e non so quanto questi investimenti poi sono remunerativi per i privati cioè, qui c'è un problema di, di leva pubblica probabilmente poi ne, ne parliamo anche con l'autorità San certo. Giorgio certo. Forse Prego, allora ci <ride> passiamo volentieri. la palla. Assolutamente. Allora, innanzitutto, secondo me, uno dei punti di Glasgow è stato assolutamente eh, diciamo, il confronto tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo. Quindi questa idea nella quale i paesi sviluppati hanno emesso negli anni tantissimo CO2, ci ha portato fino a dove siamo adesso. I paesi in via di sviluppo hanno emesso di meno ma saranno quelli che soffriranno di più. C'è questa grossa problematica che dobbiamo risolvere. Uno, diciamo, una delle idee per risolvere questa problematica erano i famosi 100 miliardi, quindi 100 miliardi all'anno di supporto ai paesi in, in via di sviluppo, comunque per il clima. Non si è arrivati al livello dei 100 miliardi, eh, credo che adesso siamo a livelli di 80 miliardi l'anno, l'idea che si arriverà ai 100 miliardi nel 2023. Però, secondo me è importante andare a guardare un attimo cosa significano questo, questi 100 miliardi. Questi 100 miliardi significa che ci sono delle iniziative, in essere, eh, sto parlando per esempio del Green Climate Fund, ma anche di altre iniziative eh, che devono dirigere. Eh, questi 100 miliardi verso i progetti eh, che eh, ci aiuteranno eh, a, a mitigare o adattare. Come? Con prestiti o con sovvenzioni. Se noi guardiamo l'ammontare totale di questi 80 miliardi, leggevo eh, in un articolo che l'80% di questi 80 miliardi in realtà sono prestiti e sono prestiti a livello di mercato. Quindi eh, non si tratta più di un passaggio di investimenti dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo, ma si tratta di prestiti che poi questi paesi in via di sviluppo dovranno ritornare. Solo un 20% sono sovvenzioni. Se andiamo a guardare il Green Climate Fund, quindi i prestiti sono a tassi di mercato. Quindi è vero che c'è una direzionalità, però ci sono anche dei tassi di mercato che in alcuni casi i paesi in via sviluppo non si possono permettere, quindi non si tratta sempre di una sovvenzione. Se guardiamo il Green Climate Fund in particolare, Green Climate Fund leggevo che è più o meno metà e metà: metà sono diciamo, strumenti di debito, loans, e metà sono sovvenzioni. Anche lì il Green Climate Fund ad oggi ha più o meno 10 miliardi, di questi 10 miliardi approvati nei progetti 2.8 sono stati distribuiti, ma prende tantissimo tempo. Leggevo che eh, in media ci vogliono più o meno 22 mesi per ricevere un'approvazione di un progetto del Green Climate Fund. Ora, se stiamo parlando di un mondo che si muove... Velocemente sia dal punto di vista dell'innovazione sia dal punto di vista dell'adattamento, questi 22 mesi sono troppi. Quindi, è come andare a chiedere un prestito alle Nazioni Unite e quindi dover fare tutta la trafila con una serie di documentazioni molto importanti, con una serie di informazioni molto importanti, e quindi riceverlo tra due anni questo prestito. Quindi questo meccanismo ad oggi non funziona. I meccanismi che eh, ci sono, gli altri meccanismi che ci sono sono i meccanismi di mercato. Quindi sono i meccanismi, come ci dicevamo, di investire nei paesi emergenti. E sono degli investimenti che poi devono fare i privati. Come sappiamo, gli investimenti nei paesi emergenti hanno una rischiosità più elevata rispetto agli investimenti nei paesi sviluppati. Quindi se un privato vuole investire nei paesi emergenti, richiede una compensazione per il rischio. Quindi richiede un rendimento più elevato e quindi investire in progetti nei paesi emergenti richiede un rendimento più elevato, quindi i paesi emergenti devono pagare un tasso per esempio più elevato. Quindi c'è questa problematica che è una problematica evidente, che si aggiunge alla problematica della trasparenza. Nel panel di prima parlavamo di metriche. La trasparenza e le reportistiche che abbiamo nei paesi sviluppati è diversa da quella che è ad oggi in media nei paesi emergenti. Questo aggiunge un altro tassello a quella rischiosità, perché non si hanno le informazioni. Quindi la difficoltà è reale, perché parte delle tecnologie sono già qui, in alcuni casi non sono, eh, tra virgolette, investibili dal privato, perché eh, diciamo, dal punto di vista rischio-rendimento non funziona. Cosa ci deve essere? Ci deve essere la blended finance, ci deve essere più del Green Climate Fund nel quale il pubblico investe mix di pubblico assolutamente. Blended Finance è un, è un mix come quello che avviene nel Green Climate Fund, nel quale il finanziamento pubblico o il finanziamento tabel della filantropia può prendere la parte cosiddetta early stage, quindi la parte iniziale dell'investimento, quella più rischiosa, e l'investimento privato è in qualche modo garantito lateralmente. Eh, dei 10 miliardi, I 10 miliardi che sono nel Green Climate Fund in realtà corrispondono a 38 miliardi di progetti. Gli altri 28 miliardi sono è, è capitale privato che si è associato al Green Climate Fund avendo diciamo, delle clausole di garanzia. Questo è il modo in cui andare avanti. Quindi la, la collaborazione tra pubblico e privato è chiave per andare avanti in quelle realtà dei paesi eh, in via di sviluppo che sono necessarie sia dal punto di vista dell'adattamento che dal punto di vista del, della mitigazione. Con Gianfranco Bologna. Forse non vi ho detto che Gianfranco Bologna è presidente onorario del comitato scientifico del WWF. E, prego, Gianfranco, tu puoi allargare il discorso quanto vuoi, visto che siamo al Festival del Futuro e, e quindi quando ci chiediamo quanto tempo abbiamo eh, riguarda ovviamente il clima, ma anche tante altre cose che sono collegate poi al clima. Prego. Non ti sentiamo? Beh, io... Adesso sì, Dai, eh, io tutto... ah, no, no, penso di essere, non so, segnalatemi se ci sono problemi di ascolto. Ecco, perché altrimenti parlo Ma... al vuoto. Quindi è tutto a posto, ti per... sentiamo. Perfetto, perfetto. Allora ringrazio ovviamente molto per l'invito. e Mi consentite di fare un, una riflessione che vuole un pochino visto che parliamo del Festival del Futuro. Ragionare un po' sul futuro, no? ragionare sul futuro, e mi permetto anche di fare una piccola riflessione su che cosa significava ragionare del futuro qualche decennio fa. Perché faccio questa riflessione? Per due motivi. Uno, perché il 2022, come magari qualcuno saprà, saranno i 50 anni della pubblicazione dell'Innist Growth, il primo rapporto al Club di Roma, che fu fatto nel 1972, uscì a marzo, fu Preso noto nella Smithsonian Institution di in Washington, rapporto che, come sapete più o meno tutti, fu realizzato dal famoso team del System Dynamics Group del MIT di Boston, che, è stato il, che aveva il leader fondatore, Jay Forrester, che era il fondatore della dinamica dei sistemi. Fu il primo tentativo di applicare un modello computerizzato al modello mondiale. Forrester, l'anno prima aveva pubblicato. World Dynamics, un libro molto interessante che andava in quella direzione. Quindi, abbiamo i 50 anni, tra l'altro, noi, come Club di Roma. Pubblicheremo tra l'altro, come qualcuno saprà, sono segretario generale della Fondazione Aurelio Peccei, che è stato il mio grande maestro, e, e sono anche Bontà Loro, attualmente full member del Club of Rome. Stiamo mettendo in piedi un rapporto per i 50 anni. Qualcuno saprà che ci sono stati tanti altri rapporti, perché lo stesso team di Dennis Mendels, Jorge Randers, eccetera, hanno già pubblicato altri tre rapporti, l'ultimo è stato pubblicato solo da Randers, ma comunque non vi voglio fare una bibliografia su questo tema. In più, il 2022 sarà, saranno i 50 anni della prima conferenza mondiale delle Nazioni Unite a Stoccolma, che si tende a Stoccolma la Human Environment United Nations Conference. E da lì, eh, con tanto di piano d'azione finale, e il bellissimo libro che fu pubblicato allora dalla mitica Barbara Ward, Lady Jackson, insieme al grande microbiologo René Dubot, che si chiamava Only One Earth, una sola terra. Quindi noi nel 72 abbiamo avuto, ci sono state tante altre cose, però semplifico, abbiamo avuto due grandi visioni del futuro che preconizzavano ovviamente il concetto sostanziato rispetto a tante belle riflessioni precedenti dello sviluppo sostenibile. E qui eh, sottolineo una cosa secondo me fondamentale del dibattito che stiamo assistendo oggi. Noi, io ricordo quando ho fatto l'edizione italiana... Per Qualcuno sa che ho fatto da, da 26-25 edizioni di State of the World, del World Watch Institute in italiano. Nel 2013, un bellissimo State of the World era dedicato proprio È ancora possibile la sostenibilità? E l'introduzione, che riuscì anche a far pubblicare sul Sole 24 Ore, nel Domenicale, diceva: Oltre la bla 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 bla. Guardate che <ride> Greta, come sapete utilizzato il bla 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 con qualche anno di ritardo rispetto al World Watch Institute, ma insomma, dandogli più o meno lo stesso significato. Il problema che abbiamo oggi, io credo, sia duplice. Da una parte c'è uno svuotamento del significato di sostenibilità. Per quanto mi riguarda, per quello che sono gli avanzamenti scientifici della Global Sustainability e della Sustainability Science che mi auguro qualcuno seguirà la sostenibilità è riuscire a vivere in maniera equa e prospera nei limiti bio-geofisici di un solo pianeta. Non abbiamo nessuna prova scientifica documentata che noi possiamo vivere senza la natura che ci ha prodotto. Quindi io oserei dire che il concetto di sostenibilità è vivere in questi limiti, ovviamente, ma non lo dico solo io, lo dice tutta la scienza del sistema Terra. Vivere in questi limiti e in più fare in modo che in questi limiti ci sia una società e un'economia che siano in grado di poter fare questo. La seconda riflessione che pongo, ovviamente cercherò poi rapidamente di, di sostanziarle tutte e due, riguarda il fatto che io sono stato molto felice quest'anno all'annuncio del premio Nobel per la fisica 2021, al di là del fatto che il grande Giorgio Parisi che come molti sanno da anni era stato più, più volte inserito nella rosa finale dei nomi del Premio Nobel della fisica, ma Giorgio Parisi, Klaus Hasselmann e Syukuro Manabe hanno vinto il Premio Nobel per la fisica con una motivazione che li mette insieme molto significativa per il lavoro straordinario che hanno svolto per comprendere i sistemi complessi. E qui arrivo al secondo punto. La sostenibilità non è soltanto climate change. Climate change, se posso dirlo, è un po' una sorta di tipo of iceberg del global environmental change. E gli studiosi del sistema Terra hanno analizzato da anni quanto noi siamo in grado di comprendere il global environmental change che c'è sempre stato, quindi al di là delle cialtronate si sentono dire dei negazionisti del clima oh, ma il clima è sempre cambiato adesso che ci vengono a raccontare chi se ne frega io una volta non farò mai i nomi ma ebbe una chiacchierata mi pare fosse uno dei governi berlusconi con un responsabile forse del presidente della commissione ambiente della camera su, dell'epoca, e chiacchierando a un bar perché Andrea ti diceva delle cose che per me non sono né in cielo né in terra come quelle che dicono oggi Novax e, e costui mi diceva beh sì lei ha ragione, ha tante argomentazioni interessanti però io sa so che cosa le dico noi siamo ancora qui i dinosauri sono scomparsi <ride> in questo voi sapete meglio di me che i dinosauri sono scomparsi 65 milioni di anni fa e che 65 milioni di anni fa, dopo essere stati sulla Terra 170 milioni di anni, non esisteva nessun essere umano, non esisteva neanche l'astrolopitecus, l'ardipitecus, il ramapitecus, tutta la meravigliosa evoluzione della nostra specie. Ora, perché sottolineo questo aspetto? Perché la complessità che purtroppo non è una cosa semplice, non a caso, è, è, un, è il tema centrale della sostenibilità. La sostenibilità si nutre di, della concezione fortissima del noi siamo natura, e ovviamente questo noi siamo natura vuol dire scienze del sistema terra, con tutto quello che riguarda le scienze della vita, e dall'altra della complessità, cioè riuscire a mettere insieme i pezzi. Abbiamo un bisogno estremo di persone che riescano a mettere insieme i pezzi. E purtroppo c'è una discreta scarsità di queste figure. Tutti hanno un focus on molto documentato, interessante, significativo sui temi che in qualche, su cui, su, sui quali sono preparati. Io credo che una cosa molto bella che è successa negli ultimi anni, purtroppo pochissimo registrata dai media, è stato quando nel, quando nel 2018 le due più grandi organizzazioni scientifiche del mondo, quella che si chiamava il Council of Scientific Unions e l'altra era la il Council of International Social Sciences Science. si sono unite, unite in una grande organizzazione internazionale che si chiama International Science Council perché perché addirittura questo derivava proprio dagli studi avanzati che si facevano nella global sustainability e come dire tutta la dimensione sociale che... Che si porta con sé economia, sociologia, antropologia, eccetera. È inscindibile da quello che è tutta la dimensione della, delle, del sistema Terra, quindi come idrosfera, geosfera, pedosfera, atmosfera, eccetera, si eh, connettano con la grande biosfera e quindi ovviamente con noi stessi. Allora, qui la sfida è enorme. Perché io vedo, per quanto riguarda il futuro, e vado a chiudere molto rapidamente, vedo una situazione di sfida per tutti, perché la sfida che abbiamo di fronte è enorme. Abbiamo perso tempo, do un dato per tutti che l'amico Carraro conoscerà molto meglio di me e che fa parte di una bella slide dell'IPCC, dove vi fa vedere l'IPCC è nato nell'88, il primo assessment report del 1990. L'ultimo, come sapete, per, la prima, per il primo working group, quindi per la parte di uh, documentazione delle scienze del clima, è stato pubblicato uh, un paio di mesi fa, un mese fa. Mm. E, ebbene, in quel periodo, 1990-2021, quando, quando l'IPCC ha pubblicato la prima parte del, del sesto Assessment Report, noi abbiamo immesso nell'atmosfera mille miliardi di tonnellate di CO2. Questo che vuol dire? Vuol dire quello che vi dicevo prima, abbiamo perso un tempo enorme, la finestra temporale, qui non a caso si parlava di quanto tempo abbiamo, no? e Donato mi stimolava a parlare dei tipping point. Ora, i tipping point è uno dei temi più affascinanti che ci sono nelle scienze del sistema Terra, in particolare nella climatologia, che non a caso hanno avuto stimolazioni. Da, da figure come Astonman, diciamo che tra l'altro ha anche scritto un paper straordinario insieme a Shell Nuber ed altri su che cosa sono questi benedetti tipping points rispetto poi a Tim Lenton. Insomma. allora qui io vedo una, una cosa molto interessante, purtroppo anche molto preoccupante, perché noi i tipping point nella storia della Terra ci sono sempre stati. Il grande problema che abbiamo oggi, e per questo io credo che bisogna essere molto attenti alle scienze del sistema Terra, ed essere molto attenti a quello che è la paleocologia e la paleoclimatologia, e vedere che cosa può essere la temperatura, l'incremento di temperatura che possiamo avere nei prossimi decenni, fino alla fine del secolo e oltre, e verificarlo con quello che noi oggi conosciamo, devo dire in maniera abbastanza consolidata, su quelli che sono stati i climi del passato. In particolare mi riferisco, guarda caso, agli ultimi 65 milioni di anni, quindi al cenozoico. Perché mi riferisco a questi? Perché sono i più vicini e perché ci sono tre fasi particolari molto attenzionate dagli studiosi di paleoclimatologia che riguardano questa situazione, il famoso paleosiniosin thermal maximum che è appunto intorno ai 55 milioni di anni fa e la metà del miocene e la metà del pliocene. La metà del pliocene diciamo 2,5 milioni di anni fa, 3 milioni di anni fa. In tutte queste situazioni che possono avere correlazioni rispetto a quello che potrà essere l'incremento di temperatura da qui nei prossimi decenni fino alla fine del secolo e quello che potrà avvenire anche subito dopo, con quei pochi decenni che ci possono essere subito dopo, in quelle condizioni in cui nel passato si sono verificate temperature simili non c'erano esseri umani. Oggi siamo 8 miliardi di abitanti, la previsione media siamo in attesa del nuovo World Population Prospect dell'ONU che aggiornerà quello del 2019, il dato del 2019 immagino sia noto a tutti, la variante media della crescita della popolazione nel 2050 è di 9,7 miliardi di persone. Domanda che faccio a voi tutti, ritenete che oggi, scusate la banalità di questa domanda un po' provocatoria, ritenete che voi... Voi oggi eh, siamo in grado di avere una sostenibilità del nostro modo di stare al mondo con 8 miliardi di persone? Quante ne siamo? Ovviamente no, la risposta è banalissima. Pensate di poterci riuscire tutti noi insieme, 9,7 miliardi nel 2050? La vedo dura, la vedo dura. Allora ecco perché sono interessato a tutti i discorsi che si fanno, si stanno facendo, eccetera. Però onestamente in questa situazione... Questi 100 miliardi fondamentali, eccetera, se, se noi non ri, ricalibriamo cerebralmente le, le basi dell'economia, no? perché noi che cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Abbiamo sovvenzionato in maniera molto cospicua l'uso dei combustibili fossili. Il combustibile fossile, sapete benissimo, ha una spesa dal momento in cui si estrae, è una spesa, lasciando perdere quella economica, è una spesa ambientale e sociale immensa, immensa. Per combustibili fossili ovviamente intendo tutti i combustibili fossili. Allora quella roba lì, se non si cambia cerebralmente la mentalità di avere un'economia della crescita e passare a un altro tipo di economia, che è un'economia del benessere, dello star bene, in cui tra l'altro l'amico Enrico Giovannini è anche un po' leader a livello internazionale, non è l'unico, sono tanti. E lì si sta facendo dei lavori straordinari, richiamo la famosa commissione Stiglitz, tra l'altro molti di voi sanno uscito recentemente il bel libro di Stiglitz con Fito C, insieme a Delmont, che, che tratta proprio di quali sono gli altri indicatori, che significa cambiare il sistema economico. Oggi applicare la sostenibilità e cambiare il sistema economico. Chiudo dicendovi la grande avventura che sta avvenendo... Nelle, nelle scienze diciamo, della sostenibilità e della global sustainability, è stata fatta la commissione della Terra, la Earth Commission, che comincerà a indicare meglio quelli che sono i confini planetari e comincerà a indicare meglio anche l'incrocio tra i confini planetari e le cosiddette social foundations, che poi, guarda, guarda il caso, sono i grandi contenuti che sono presenti nell'agenda 2030 e perché fare questo? Per arrivare ai target, per arrivare a quelli che sono delle declinazioni operative che possono o dovrebbero consentire al mondo economico, finanziario, politico di tutti gli operatori in questi settori le basi fondamentali per cambiare rotta, perché la sfida che abbiamo di fronte a noi è un cambio di rotta, ma un cambio di rotta bello tosto, un cambio di rotta che non è un bagno di sangue ma è una rivoluzione culturale. E mi dispiace che, che il buon Cingolani abbia detto bagno di sangue partendo come se la transizione ecologica fosse semplicemente un problema di costo economico. Chiudo veramente, ma non so se c'è un'altra... Forse c'è un altro... Sì, giro sì, c'è un altro giro dopo. Avrei una cosa molto bella da dirvi per riflessione. Grazie. Gianfranco, prima che torniamo con gli ospiti in presenza a parlare specificamente di cambiamento climatico, volevo chiederti una cosa, che è un punto che abbiamo anche discusso nei nostri seminari interni. 9,7 miliardi di persone nel 2050, e con l'impegno che nessuno resti indietro, che quindi sostanzialmente si espanda quella che è la classe media che già sta crescendo da 2 miliardi a 5 miliardi di persone e quindi con un aumento ulteriore dei consumi generali. Sappiamo che già oggi consumiamo un pianeta e mezzo, l'Earth Overshoot Day. Come è possibile, in che modo possiamo fissare dei target? Perché io mi sono divertito a fare un calcolo, per esempio. Per riportare l'Earth Overshoot Day al 31 dicembre, noi tutti dovremmo avere i consumi di una famiglia media indiana. Allora, voi capite che questa è una rivoluzione spaventosa però. Allora, il cambiamento climatico è uno degli aspetti. Di, di questa enorme problematica che, che, che vuol dire anche, non so, eh, the end of everything, cioè i, i consumi dei materiali. Ovviamente ci sono i tecno-ottimisti che dicono no, ma tanto poi risolveremo tutto con la tecnologia. Ci sono poi quelli come Bezos che dicono risolveremo tutti, tutto mandando la popolazione eh, negli altri pianeti e, e tenendo eh, e poi i terrestri, eh, anzi quelli degli altri pianeti, verranno a visitare la Terra eh, come si visita il parco dello Yellowstone. Però, Realisticamente, co come si fa ad arrivare a un 2050 sostenibile? Beh, se io avessi la risposta sicura, probabilmente insomma, qualcuno l'avrebbe già seguita. Io quello che vi voglio dire è un fatto molto chiaro. Da che esiste la riflessione sulla sostenibilità, che immagino insomma, gli amici che mi conoscono sanno che la seguo con enorme attenzione con una discreta profondità da, da decenni. Eh, il discorso più chiaro che si fa per capire che cosa significa affrontare il futuro in maniera sostenibile è tenere presente due dimensioni. Una dimensione è quella dell'efficienza. Efficienza vuol dire fare il più con meno. Dall'altra è sufficienza. La sufficienza è una cosa che non vuole nessuno, perché ovviamente ogni volta che si fa il ragionamento che stai facendo tu, caro Donato, si dice sempre c'è una fascia di persone che vuole arrivare al punto in cui siamo arrivati noi. Questo è già avvenuto. Perché quando c'è stato il famoso discorso delle tigri dell'Asia che cominciavano a, a, ad avere una parità di potere d'acquisto significativa, e tutto questo è derivato solo ed esclusivamente dallo sfruttamento delle risorse che la Cina sta subendo oggi una, una, un, come dire, una dimensione drammatica di tutto quello che di spaventoso ha creato. Per l'utilizzo delle proprie risorse, per non parlare di quello che è andato a fare negli altri paesi, penso all'ed grabbing, grabbing, che è anche un water grabbing, quindi c'è dietro tutto. È proprio questo modello che non può più, purtroppo, essere mantenuto. Perché Le sapete benissimo i dati sui super ricchi rispetto a quello che è le emissioni di anidride carbonica. A livello mondiale, su tutta la fascia del. cioè, queste cose ormai si conoscono, si sanno. E allora voi mi direte: come è possibile fare in modo che Bezos non sia più Bezos? Come è possibile fare in modo che Bill Gates improvvisamente dia tutti i soldi che ha i poveri diventando San Francesco? E che, che vi devo dire? Io credo che, rispetto alla tua domanda, tu hai perfettamente ragione, perché se noi pensiamo di portare tutti a un livello di stile di vita, non dico di Bill Gates, per carità di Dio, ma insomma diciamo di, di chi è come più o meno noi, chi più o chi meno sta dignitosamente, e beh, non facciamo altro che aumentare l'impronta ecologica a livello planetario. E vi prego di credere, e qui era quello che avrei voluto dire dopo per, per darvi l'idea drammatica di che cosa significa, il flusso di materia, perché non c'è tecnologia che non usi materia. Quindi oltre al flusso di energia che bisogna... Che stia dietro a ogni, ogni tecnologia, c'è un flusso di materia. Questo flusso di materia ha a che fare con degli stock di materia, che sono importantissimi perché la Terra è quella che è. E sappiamo benissimo qual è il problema degli accumulatori, dei trasformatori, di tutti quelle che sono anche le terre rare, insomma, di tutto quello che riguarda i nostri cellulari, eccetera. Quindi ci siamo arrivati, come dire, abbiamo in faccia la realtà che grandissime figure per me, Aurelio Picevo. È stata la figura più importante forse che ho conosciuto nell'arco della mia esistenza, con cui ho avuto a che fare per una decina d'anni fino alla sua morte. E erano figure che guardavano oltre, capivano che questa cosa era insostenibile, perché purtroppo questo è un mondo insostenibile. Allora, qui è la grande sfida, per questo io chiederei al mondo economico, al mondo politico, grande coraggio, grande coraggio di far capire a tutti che cosa significa sufficienza ed efficienza, se riusciamo a mettere bene insieme queste due cose, però questo vuol dire valori, vuol dire mettere... No, proprio, eh, io dico sempre la sostenibilità è un nuovo modo di stare al mondo, no? perché se no, se pensiamo che non sia così e se sia semplicemente un po' più di tecnologia che aiuta a sorpassare certi momenti, noi ci troviamo esattamente nello stato in cui siamo tuttora. Chiarissimo, non cambia nulla. Chiarissimo. Grazie. Grazie Gianfranco. Eh, professor Carraro, a parte il fatto che se vuole commentare quello che ha detto Bologna, naturalmente può, ma volevo anche chiedere: in Italia stiamo facendo abbastanza sul cambiamento? Se ne è discusso anche nella tavola rotonda precedente, però mi interessa molto avere anche il suo parere. Allora. La domanda per essere un po' più precisa. Stiamo facendo abbastanza su che cosa? Mm, per eh, mantenere gli impegni che abbiamo assunto eh, per <coughs> contenere le nostre emissioni al 55%, del 55% al 2030 e in generale appunto per, per eh, metterci sul, su un percorso anche diciamo, nel, nell'aiuto ai paesi in via di sviluppo, perché mm. poi quando parliamo di, di, eh, di, di lotta al cambiamento climatico non dimentichiamo che il 90% della partita si, si gioca fuori dall'Europa. Allora, no, no, non sono d'accordo che il 90%... No si gioca fuori. No, nel senso che noi abbiamo meno del 10% di emissioni in Europa. Sì, mi sembra adesso, però abbiamo una responsabilità accumulata che è molto, che è molto ampia. E l'Europa tuttora, assieme agli Stati Uniti, in termini di emissioni complessive messe in atmosfera, arriva a fare il 50%. Quindi, cioè, no, se guardiamo il pregresso, non c'è dubbio della responsabilità. Non c'è solo un problema di flusso, c'è anche un problema di stock. Dovremmo fare molta attenzione anche allo stock, non soltanto a dove siamo oggi, ma a come ci siamo arrivati. Però la domanda... Prima e stiamo facendo abbastanza. Eh, la risposta è, è, è no, abbiamo fatto molto e abbiamo fatto molto rispetto ad altri paesi in campo energetico, ma non perché avessimo un obiettivo climatico in testa, semplicemente che per ragioni fiscali la nostra tassazione dell'energia è sempre stata superiore a quella degli altri paesi. Non riuscendo lo Stato italiano ad incassare in altri modi ha sempre scelto la strada più sicura che era tassare. I consumi energetici. Questo ha fatto sì che ci fossero dei prezzi più alti, i prezzi più alti hanno indotto minori consumi e quindi anche minore emissioni. Quindi, se uno vuole guardare i dati anche all'interno dell'Europa, non soltanto rispetto agli altri paesi, siamo tra i paesi più virtuosi eh, su, su tanti parametri ambientali. Visto che parliamo di cambiamento climatico, sicuramente, sicuramente in questo Però il percorso in questo lo siamo. da adesso al 2030 è un percorso molto impegnativo. Quindi, e di nuovo, che cosa stiamo a guardare? Se guardiamo invece quello che c'è da fare al 2030, abbiamo appena cominciato. Cioè, è sperabile che in, con le misure del PNRR qualcosa si muova nella giusta direzione perché servono quegli investimenti che, di cui parlavamo prima. Il PNRR è l'occasione perché ci sono le risorse finanziarie fondo perduto e come prestiti, ma comunque sufficienti per avviare un processo di eh, riconversione, di transizione e non soltanto in campo energetico eh, che ci permetta di conseguire gli obiettivi che ci siamo dati, però ripeto, siamo soltanto all'inizio e sono questi i primi passi che stiamo facendo. Poi probabilmente Enrico Giovannini ci racconterà quello che sta facendo col Ministero delle Infrastrutture, che va esattamente nella direzione di usare le risorse a disposizione per eh, investimenti che ci aiutino a ridurre le emissioni ed anche a migliorare l'adattamento al cambiamento climatico, perché anche qui non dimentichiamo, e questo vale in Italia ma vale anche a livello globale, che nel migliore dei casi avremo un altro grado, 0,6, 0,8, un altro grado di incremento di temperatura, ma ce l'avremo e non riusciremo ad evitarlo. Quindi vivere in un mondo con quasi due gradi, se va bene, di incremento rispetto ai livelli più industriali sarà vivere un mondo molto diverso da quello che abbiamo oggi e quindi anche a quello dovremo prepararci, ma per riuscire ad essere capaci di adattarci in questo mondo diverso dobbiamo evitare di salire ai tre gradi o ai tre gradi e mezzo che potremmo invece incontrare, e questi sarebbero catastrofici. Allora, dove siamo rispetto a queste due dimensioni? Non andare troppo in là, cioè rimanere dentro i due gradi? Beh, abbiamo appena cominciato e il grosso del lavoro è tutto da fare, sia a livello di infrastrutture, sia a livello di consumi, sia a livello di, di transizione energetica, perché, appunto, eh, dipendiamo ancora eh, troppo dai combustibili fossili, e non soltanto nella produzione di energia, ma in tutte le, le attività. Dipendiamo molto dalle decisioni della Commissione europea e forse questo è l'aspetto positivo, perché sì, la Commissione europea certo. ha già dato delle indicazioni molto chiare su quello che c'è da fare e noi dovremo recepirle. E non solo, una serie di strumenti che permetteranno di ridurre le emissioni saranno decisi a livello europeo e non a livello nazionale. Penso all'estensione del mercato dei permessi. Alle, agli edifici, ai veicoli e poi all'aviazione, allo shipping. Tutte queste estensioni diverranno automaticamente anche misure nazionali che incidano sui prezzi dell'energia e dell'uso con combustibili fossili di queste infrastrutture. Questo è l'aspetto positivo. Però siamo soltanto all'inizio. Mentre sul lato adattamento, ma non siamo riusciti nemmeno ad approvare il piano nazionale di adattamento. Do dovuto già quattro anni fa e siamo ancora lì che stiamo aspettando. Siamo l'ultimo paese d'Europa che deve approvare il piano nazionale. Quindi prima del, di approvare il piano non si parte nemmeno con qualche, con qualche misura. Ma il governo ha presentato il 2 agosto, mi sembra, un piano nazionale di transizione ecologica, che però è un piano estremamente generico, cioè non dice in sostanza questi benedetti 7 gigawatt all'anno... Cioè recepisce gli obiettivi comunitari, sì, sì, e identifica certo. le traiettorie settore per settore sì. di riduzione delle emissioni, sia al 2030 che al 2050, però non dice come. No, Quindi, infatti l'impressione non solo mia, perché l'abbiamo scritto come Asvis, è che se non c'è un piano nazionale con un forte impegno del Presidente del, 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 del Consiglio, cioè se tutto è affidato soltanto a, a Cingolani nel bene e nel male, eh, non ne veniamo a capo. Cioè ci sono tali e tanti problemi anche dal punto di vista della sburocratizzazione, del not in my backyard, dei rapporti con i comuni e così via, che senza un grossissimo impegno per sciogliere i nodi. Eh, non, non raggiungeremo gli obiettivi, almeno questa è la sensazione che Questo è probabilmente vero a livello politico. Eh, sarebbe sufficiente però che tutti i ministeri iniziassero, visto che le decisioni devono essere prese entro i primi mesi del 22, iniziassero a spendere bene le risorse che oggi abbiamo per il PNRR. PNRR. Già, già questo sarebbe un grande eh, passo quella... importante. Guai se no, Ma, perché? Perché, perché se no i soldi non li prendiamo se non no vengono spesi, dottoressa San Giorgi. Eh, ma la, la finanza verde eh, si muove effettivamente, cioè c'è una sensibilità crescente nel, nel, nel privato eh, beh, verso, verso la green finance, eh, ci sono volumi crescenti eh, o c'è molto greenwashing. La finanza si muove, allora se dobbiamo ritornare al bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, per me è il bicchiere strabocca, nel senso che la finanza si muove molto nella direzione del, uh, del green. Ora, uh, come si muove? Gli ultimi dati del, uh, sulle stime degli asset uh, in investimenti cosiddetti responsabili sono a... Qualcosa come 35 trillion, cioè un terzo di tutti gli asset sarebbero responsabili. Ora, cosa significa però responsabili? Ci sono un, un range di definizioni, si va da quegli investimenti che considerano i rischi ambientali, sociali e di governance a quegli investimenti che fanno impatto, che hanno degli obiettivi veri. Stavamo parlando prima sì. degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Se noi guardiamo a, effettivamente all'interno di questi 35 miliardi quali sono e quanti sono gli investimenti che vanno verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, i 17, stiamo parlando di un numero che è minore dei 2 eh, trillion che significa che siamo a meno del 2% di tutti gli asset. Quindi sì, la finanza si sta muovendo nella direzione di considerare queste informazioni, non potrebbe fare altrimenti, perché il mondo sta cambiando così velocemente che se non consideriamo queste informazioni facciamo degli investimenti che sono comunque sbagliati dal punto di vista della profittabilità, però dal punto di vista dell'impatto ci sono ancora pochi asset che vanno in quella direzione. Sta aiutando tantissimo eh, la problematica del greenwashing la tassonomia europea, perché il regolatore europeo si è reso conto che eh, tanti eh, diciamo tante l'industria finanziaria usava un po' Questo, uh, lo stamp della responsabilità, però in realtà non si muoveva con impatto, e ha detto: Vabbè, allora faccio, creo delle definizioni. E quindi ha creato delle definizioni, il famoso articolo 6, articolo 8 e articolo 9, per cui adesso in teoria gli investitori possono confrontarsi in maniera più, più e chiara. È un work in progress. Cioè... Assolutamente, mm. è l'inizio di un processo: l'inizio di un processo perché, primo, è soltanto una classificazione dei prodotti. Um, il, secondo spa, il secondo passo è quello di creare dei reporting che dimostrino effettivamente quella classificazione dei prodotti. È un passo perché parla solta, nel, nel, la tassonomia attuale identifica soltanto sei pillar, eh, sei pilastri. Dal punto di vista della situazione ambientale, ma non parla delle metriche sociali, ne parlavamo prima nel, eh, nell'altro panel. Quindi è, è limitata, limitata anche perché di questi sei pilastri sull'ambiente, i primi due che sono mitigazione e adattamento hanno dei criteri tecnici che sono stati definiti, gli altri no. Quindi è, è veramente in divenire, però è un passo diciamo, nella, nella direzione giusta dal punto di vista io direi top down, quindi il regolatore che si rende conto e cerca di, di creare. Che cosa è successo? C'è stata un'esplosione di nuovi strumenti dal punto di vista diciamo, della, della finanza che vanno in quella direzione, anche perché il regolatore che cosa ha detto? Guardate che io ad agosto vi chiedo di chiedere a tutti i vostri clienti che cosa vogliono fare, se vogliono essere degli investitori responsabili o no. Allora, nella mia esperienza personale con i clienti, se eh, eh, diciamo la maggior parte dei nostri clienti, la maggior parte dei clienti dell'industria finanziaria oggi non è investita in prodotti sostenibili, però se glielo chiedi è difficile che un cliente ti risponda no, io voglio, non voglio essere sostenibile. E questo si è, anche in una precedente tavola rotonda è stato sottolineato. Esatto, questo aspetto, esatto. Sì. Quindi il regolatore ci dice da agosto dell'anno prossimo di chiedere a tutti i clienti. Quindi a quel punto ci sarà veramente un movimento anche creato dal fatto che la nuova analex generation, i millennials vanno comunque in quella direzione che crea questo. Quindi, molto importante quello che succede top down del regolatore europeo che è tra i primi regolatori nella direzione stanno seguendo Hong Kong, Singapore, però vedremo anche gli altri. Un altro movimento che secondo me è anche molto importante nella direzione è invece poi quello che succede veramente all'interno della finanza. Stiamo parlando di COP 26 uno secondo me dei grossi successi no? almeno dal punto di vista eh, da, su carta eh, del COP26 è l'impegno della finanza, no? certo. con questa famosa Glasgow Finance Alliance for Net Zero che è stata creata l'aprile scorso da Marcarne e che ingloba diciamo tutte le altre alleanze che già c'erano perché c'era appunto la Net Zero Banking Alliance, c'era um, l'alleanza degli asset manager dell'alleanza delle assicurazioni, dei consulenti Eccetera. Si sono messi tutti insieme, quindi abbiamo creato in realtà eh, una alleanza globale dell'industria finanziaria che include 450 eh, istituzioni finanziarie e rappresenta, dicono, 130 trilioni. E se non sbaglio Courtney è, è l'assistente di Gutierrez per, 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 per le azioni climatiche, no? Esatto, sì. esatto, è UN Special Envoy per, sì. eh, per, per il clima. Ora, eh, quindi... Per, in, da questo punto di vista, questa è un'azione, tra virgolette, eh, ritorniamo a parlare di un'azione di collaborazione multilaterale, quindi l'industria finanziaria si mette insieme e va in una certa direzione. Che è, da, cioè, da, dal punto di vista della collaborazione, incredibile, perché le stesse, diciamo, le stesse aziende non si erano mai raccolte tutte insieme per prendere delle decisioni e andare in una direzione. Ma c'è sec una seconda parte che è molto importante, è il ruolo dell'industria finanziaria fino ad oggi e da sempre il ruolo dell'industria finanziaria è quello di essere il collante, no? di partecipare all'economia, vedere dove c'è la domanda e l'offerta, supportare, supportare diciamo, quel ponte tra chi ha surplus di, ehm, di, 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 diciamo, di, di cash a chi ha surplus di idee quindi essere il ponte tra l'idea certo. e, e, e il denaro quindi oggi diventa invece una parte attiva una parte decisionale, una parte che dice voglio andare a net zero. Allora, questo secondo me è un cambiamento, è un cambiamento vero. È anche vero però che come tutte le cose, adesso parlavamo della tassonomia che è eh, diciamo un percorso, anche questo tipo di azione della finanza è un percorso da tutta una serie di punti di vista. Parlavamo dei 130 trilioni, parliamo dei numeri. 130 trilioni è la somma di, eh, delle banche, degli asset manager, assicurazioni. C'è sicuramente quello che in inglese si chiama double accounting, perché ci sono alcuni degli asset che eh, sono rappresentati sia nella parte degli asset owners, cioè dei fondi pensione per esempio, che nella parte degli asset manager che li gestiscono. Quindi c'è una parte di double accounting. C'è una parte, di, um, dal punto di vista dei numeri, um, di, diciamo, di spiegazione ulteriore nella parte, per esempio, delle banche. Le banche si impegnano con la parte del cosi dei cosiddetti prestiti, lending, non si impegnano con la parte dell'underwriting. L'underwriting è quando le uh, banche aiutano le aziende ad emettere. Sì. Mm? Quindi manca quel pezzetto. Se guardiamo gli asset manager, gli asset manager si impegnano a andare nella direzione di Nesiro, però lo faranno con un approccio passo passo, il che significa che all'inizio, nel primo momento, si impegnano con il 35% degli asset, quindi non con tutti gli asset. Il che significa, voglio dire, ci sono dei numeri che vanno, vanno guardati. Quindi, overall, tanto di cappello perché c'è una collaborazione forte, dall'altra ci sono poi dei dettagli da guardare. Un altro dettaglio da guardare è quello. Come dire, della qualità del, del commitment. Ah, manca ancora, ovviamente, eh, così come manca in, in tante altre piattaforme, un commitment, un commitment sul, uh, sui fossil fuel. No? Il Cop, da, in COP26 c'è stato il problema, dal, invece di utilizzare il phrasing uh, fe, um, face, down, uh, face, face out, il si face utilizza down. il face down. Nel, uh, Diciamo, nell'alleanza dell'industria finanziaria non si parla di uscire dai fossil fuel. Non, la... si, non si parla? No, non mm. si parla. Ci sono ovviamente dei, delle raccomandazioni, sì. però non c'è un obbligo. C'è tutta la parte importantissima della, uh, delle metriche. Ad oggi. Uh, diciamo ci si impegna a raggiungere N0 al 2050, ci si impegna a dimezzare per il 2030, ovviamente da adesso per il prossimo anno tutta l'industria finanziaria dovrà calcolare dove siamo, quindi il cosiddetto footprint, anche lì, e certo. anche lì non ci sono Standard esistenti. Certo, c'è tantissimo work in progress, ci sono i Science-Based Target Initiative che finalmente ad aprile hanno dato dei target per l'industria finanziaria, i, ci sono i nuovi standard eh, per le metriche sulla sostenibilità, cioè, quindi c'è tanto che va nella direzione giusta, però è un, eh, è un percorso. E poi c'è la parte: può la finanza fare tutto da sé? Ovviamente no. Anche se guardiamo per esempio adesso alle, alle emissioni e alle, e alle aziende dire, che, ehm, diciamo che, che, che producono queste emissioni, se guardiamo alla partecipazione ci rendiamo conto che ehm, le aziende quotate che non hanno partecipazione statale, che, me, che sono produttori di olio, sono tra il 15 e il 30%. Tutto il resto hanno partecipazione statale, quindi è necessario che ci sia l'intervento assolutamente dei governi pubblico, certo, perché certo. altrimenti la finanza privata eh, non può andare della, nella direzione. Anche perché altrimenti potremmo arrivare ad una situazione un po' assurda. Perché se obblighiamo la finanza privata a non investire nella, eh, diciamo, nelle aziende che producono più carbone, la finanza privata potrebbe semplicemente vendere tutto. E comprare solo le aziende nella tecnologia non è la soluzione, perché ovviamente vendere non, non è una soluzione, vendere tutto significa che qualcun altro compra e quel qualcun altro potrebbe essere qualcuno... Nel, nel, nel privato, quindi private equity, eccetera, che ha meno standard della, della, della finanza, quindi andiamo nella direzione certo. opposta, oppure potrebbe essere riacquistato dai, dai governi e allora non, non andiamo nella direzione giusta. Quindi è necessario comunque l'intervento dei governi il supporto dei governi alla, alla finanza per arrivare verso delle decisioni o verso una, un percorso che poi ci porta dove vogliamo arrivare. Eh, qualcuno eh, diceva semplicemente vendere significa eh, buttare la tua immondizia nel giardino dell'altro. L'idea è che la finanza deve essere e io spero, questo, spero che lo sarà il punto dove noi invece facciamo engagement con le aziende, quindi lavoriamo con le aziende, le supportiamo negli obiettivi di lungo termine, questo è ovviamente, i prossimi dieci anni sono, sono chiave, noi dobbiamo supportare quegli operatori che vanno nella direzione giusta, lo dobbiamo fare con i nostri investimenti, con la nostra attività di voto, e così la finanza partecipa all'attività Ecco reale. ma c'è, perché ho visto cifre contrastanti, c'è una tendenza a disinvestire nei fossili oppure no? A livello globale. Eh, dipende dal, dal punto di vista perché, se guardiamo la, dal punto di vista delle, della, delle banche e l'investimento delle banche, gli investimenti nei fossili sono ancora molto elevati. Sì. Eh, quando guardiamo eh, gli investimenti da parte dei, degli asset manager, c'è una, una diminuzione e la diminuzione è per un motivo fondamentale. C'è più pressione, pressione degli de, 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 de stakeholders, probabilmente c'è un, una, una visione diversa no? mm. perché le banche. Banche, um, uh, diciamo usa, um, tra virgolette, per le banche i fossil fuel sono un cliente no? a cui loro fanno un prestito. Per gli asset manager, sono un investimento. Uh, si calcola che per arrivare a a raggiungere l'1.5, quindi il net zero 2050, il 60% delle riserve di fossil fuel che sono oggi nei balance sheet di quelle di aziende dovranno essere portati a zero come valore. Quindi certo. ci sono dei stranded asset che l'asset manager non vuole avere semplicemente per una mitigazione del rischio nel suo portafoglio. Certo, certo. grazie. Bene, Donato, scusa su questo però, sì. c'è un altro passaggio importante perché... Quest'anno la, la Banca Centrale Europea ha pubblicato un documento in cui da un lato evidenzia che anche il settore bancario è a rischio, cambiamento climatico, quindi non è soltanto il settore turistico, il settore agricolo, certo, il settore certo. energetico, ma sì. anche il sì. settore bancario è a rischio sì. ed è a rischio da tanti punti di vista, tra cui il tipo di investimenti che va a fare. E quindi nei futuri stress test che verranno fatti si terrà conto anche di questa dimensione e i requisiti di capitale che verranno richiesti alle banche saliranno per quelle per banche che con... sono più esposte verso i combustibili fossili o da altri settori impattati dai cambiamenti climatici. Questo cambia completamente i comportamenti del settore bancario, certo. perché per non perdere montagne di soldi saranno costretti a spostare i loro investimenti verso soluzioni meno rischiose certo. rispetto al cambiamento climatico. Certo. Alla fine sono queste le, i drivers del cambiamento, non, non, non ci possiamo aspettare che vengano in modo autonomo da una collaborazione ispirata da grandi principi, sono, eh, sì. sono iniziative che vengono ispirate dalla convenienza ed è sufficiente e sono in tutte misure a costo zero tra l'altro, altro che bagni di sangue eh, cingonaniani. Sono, Misure a costo zero che cambiano profondamente il modo in cui le banche investono e quindi come le imprese si comportano e quindi le emissioni che andiamo a produrre. Ma ricordo anche un documento di Courtney di qualche anno fa che diceva: Guardate che potete essere chiamati a rispondere in tribunale dei finanziamenti <coughs> che voi date alle, alle, ai clienti. Sì, ma di non, non servirà più, cioè, sarà sufficiente questo. Bene, io vorrei dedicare gli ultimi minuti della nostra conversazione, che mi è sembrata fruttuosa, a una domanda che vi faccio più come persone che non come esperti di settori specifici. È chiaro che in questo impegno contro il cambiamento climatico c'è tutta una parte che riguarda i comportamenti individuali. Abbiamo chiaro... Che cosa bisogna, che cosa deve fare ciascuno di noi? Eh, L'opinione pubblica ce l'ha chiaro, eh, dobbiamo fare un maggiore sforzo in questo senso. Eh, non so, Mercalli aveva elencato alcune cose: fare meno viaggi aerei, consumare meno carne, eh, mettere migliori cappotti nelle nostre case, consumare meno suolo. Cioè, però Diciamo, sono, sono cose, mi sembra, abbastanza epidermiche. Eh, non c'è effettivamente non so se si può dire una tassonomia <ride> per quanto riguarda il consumo privato. Gianfranco, tu cosa dici? Si può fare qualcosa in questo senso? Io, io credo che si può fare e si sta facendo. Credo che oramai ci sono tantissime organizzazioni della società civile che non solo ma arrivano all'opinione no. pubblica perché io l'impressione ma guarda io, io credo che sai non a caso anche noi stessi il WWF e tante altre organizzazioni abbiamo cercato testimoni figure che possono dare dei contributi anche attraverso i social media eccetera a questi ragionamenti a questi discorsi è, è un come dire una storia L'eco consiglio è una roba che insomma ci ha data da ormai da, da parecchi anni, e, anzi, ogni volta è sempre più raffinato, sempre più eh, anche ampliato, perché giustamente tu ricordavi anche quella, tutti gli aspetti dell'ambito alimentare no? che sono molto molto importanti. Quindi, io credo che su questo c'è veramente molto da fare, però non vorrei neanche che si nasconda. Questo problema rispetto solo alla nostra responsabilità individuale, che c'è ed è tantissima, eliminando poi la responsabilità diciamo, delle grandi imprese, perché sai, il grande sistema economico che abbiamo, su cui abbiamo poggiato tutta l'economia, di, di, diciamo da, da, da quando esiste l'economia, in particolare da quando c'è un'economia finanziarizzata, è un, un sistema che va modificato dalle, dalle fondamenta. Io credo che questo dovremmo. Un pochino tutti esserne consapevoli. Quindi il mondo della politica avrebbe da fare da svolgere un ruolo enorme da questo punto di vista. Se, se pensiamo che tutto si risolva semplicemente con una, eh, migliori comportamenti individuali, che certamente fino a un certo punto riguarderanno le classi super eh, agiate, che in molti casi eh, scuso alcuni individui, ma insomma non hanno nessun interesse di questi aspetti. Cioè, la gente pensa. Che la cornucopia natura sia infinita, non a caso la chiamerebbe cornucopia, è cosa che sappiamo benissimo che non è così. Quindi, io credo che qui è un po' un gatto che si morde la coda: eh, abbiamo bisogno che ci sia una grande trasformazione economica e politica. E se non c'è una grande trasformazione economica e politica che ristabilisca proprio le dimensioni fondamentali della fiscalità le dimensioni fondamentali quindi delle tassazioni che perché non si fa da anni, da decenni io ricordo ancora quando eravamo a Rio nel 92 eh, con un, persino con Giorgio Ruffolo la conferenza stampa di apertura della delegazione italiana fu sulla tassa del carbonio 1992 sì. Earth Summit a Rio de Janeiro e lo, voglio dire Giorgio Ruffolo non è che fosse grandissima figura intellettuale eccetera non era certo un rivoluzionario e voglio dirvi cito lui ma c'era dietro tutto un dibattito enorme claro. queste cose non sono mai state realizzate se non si fa questo tutto il resto diventa molto faticoso e non possiamo pensare che soltanto il comportamento individuale salverà la situazione grazie Rosa San Giorgio ma in realtà eh, sono completamente d'accordo su, su questo punto perché eh, è un cambiamento epocale se pensiamo di eh, diciamo Affrontare questo cambiamento con gli strumenti che abbiamo utilizzato nei, nei passati decenni non arriviamo da nessuna parte. Quindi questo è il primo punto. È vero che noi tutti, come consumatori, abbiamo una voce no? tramite i nostri consumi abbiamo una voce, però ci sono delle cose da cambiare che vanno al di là certe volte dei, dei, dei consumi. Io diciamo vorrei sottolineare un altro punto. Spesso nei, nelle nostre conversazioni. Parliamo di sovrappopolazione, no? Stiamo parlando del fatto certo. che. Secondo me dobbiamo smetterla di parlare di sovrappopolazione e parlare di sovraconsumo perché non è, il problema non sono tutte le, persone, le altre persone che nasceranno ma siamo noi che consumiamo troppo. troppo e quindi iniziare a parlare di questo iniziare a creare una cultura nella quale eh, utilizzare le cose di più e più a lungo o riutilizzarle è una cosa, ehm, a, come dire, cool però abbiamo un'economia un, un che è basata sulla domanda globale eh? Cioè, esatto. Una, esatto, esatto. Ma adesso ma mi veniva in mente l'esempio dell'India, no? Stavamo parlando del fatto che eh, si, si diceva dovremmo tutti consumare come una famiglia indiana. Paradossalmente, l'India arriva a COP26 e dice: Io non posso fare il 2050 perché devo fare crescere quella famiglia indiana certo, famosa certo, certo. e quindi perché devo uscire dal no poverty. Allora, la domanda è: è davvero necessario il call per quella famiglia? Per, per far uscire quella famiglia dal no poverty o ci sono delle alternative di... di, di se gliele finanziamo ci sono le alternative, se non le finanziamo non ci esatto, sono. Esatto, quindi è un cambiamento di cultura che deve partire da tutti noi e parte anche da quelle piccole azioni che tutti possiamo fare, quindi per esempio prendere il treno, assicurarsi che il treno viene elettrificato, eh, ma non consumare così com come tanto certo. come consumiamo, consumare e guardare l'etichetta delle cose che, claro. eh, che compriamo perché c'è tantissima trasparenza oggi tantissime informazioni sono su sul blockchain possiamo sapere esattamente da dove è stato prodotto questo, uh, questa giacca magari essere più informati può, può aiutare la consapevolezza grazie rosa carlo a te la conclusione <ride> sempre su questo tema io sarei un po più terra terra credo che il, il lavoro che possiamo fare ad esempio nel campo della formazione sia ancora molto importante per far capire non soltanto che cos'è il problema, ma anche quali sono le soluzioni e dove passano le soluzioni. È un po' quello che, se volete, manca anche nel dibattito tra i giovani che protestano tra le, tra le strade. Per esempio capire che la soluzione passa attraverso la cooperazione internazionale e l'aiuto ai paesi di sviluppo e che i soldi spesi lì sono soldi spesi per conto nostro, oltre che ovviamente per aiutare queste beh questo è un passaggio logico che non solo va contro un'onda un sovranista nazionalista, ma va, va oltre il modo in cui abbiamo pensato alla collaborazione fino ad oggi. Scusami, Quindi, forse anche accettare un aumento dei prezzi indotto da una carbon tax? Questo sarà inevitabile, no. questo sarà inevitabile ma qui abbiamo un'altra discussione per esempio sulla sterilizzazione delle bollette, altro errore certo. per il modo in cui è stato fatto da, da questo governo. Però se, senza entrare su quel tema lì, credo che far capire che è un problema globale si risolve anche investendo nei paesi in via di sviluppo, per i motivi che avete detto voi un istante fa, per appunto evitare che facciano gli stessi errori che abbiamo fatto noi, o che passino, se non vogliamo chiamarli errori, visto che all'epoca forse le condizioni erano diverse, eh, che passino per un sentiero che oggi è largamente evitabile, basta che lavoriamo assieme per evitarlo. Ecco, questo è un cambiamento culturale che attraverso la formazione, possiamo riuscire a conseguire. Un secondo, una seconda cosa semplice riguarda i consumi, l'avete detto, ma per esempio riguarda soprattutto i risparmi, perché se i consumatori, le famiglie vanno in banca e cominciano a chiedere delle cose precise sull'uso dei propri risparmi, cambia completamente il modo in cui il settore bancario si comporta. E la tassonomia di cui si parlava prima aiuterà in questa direzione. Certo. Se il mondo de delle banche cambia comportamenti, inevitabilmente cambia comportamenti il mondo delle imprese, perché sì, senza finanziamenti questi non possono andare avanti. Certo. E quindi è una cosa semplice. Io tutte le volte che vado in banca e qualcuno mi dice come usare i miei depositi, gli dico li voglio usare così. Beh, questo cambierebbe molto. La terza cosa è, è un segno, un segno di matita. Quando andiamo a votare, ma andiamo a capire che cosa vogliono fare i nostri eletti su questi temi, non viene mai fatta questa domanda. Invece votiamo solo per quelli che hanno le idee chiare su che cosa fare su, su temi della sostenibilità, della circolarità e del cambiamento climatico. Quelli che non sanno dire, che si impappinano, che si inventano, non li votiamo, è facile, è un segno di matita. Bene, mi sembra che con questo appello a votare bene per il nostro futuro sostenibile possiamo concludere <ride> degnamente questa nostra tavola rotonda.